Presidente, l'Italia del calcio è tornata sul tetto d'Europa, ma c'è tutto un movimento che è quello dilettantistico che arriva da stagioni difficili e questa dovrebbe essere quella della ripartenza. Sì, diciamo questa è della partenza, perché la ripartenza molti dirigenti l'hanno già affrontata durante un momento di grande difficoltà. Alcuni sono riusciti a partire con grande coraggio, altri non hanno potuto affrontare gli ulteriori sacrifici che un movimento di base richiede, però hanno dimostrato grande senso di responsabilità. Oggi si parte, ecco, io mi auguro che questa partenza possa essere la partenza che non abbia ulteriori intralci, non abbia ulteriori intoppi e che si arrivi fino alla fine in modo da non destabilizzare l'entusiasmo di tanti giovani che dedicano davvero tanto a questo movimento. Il campionato d'eccellenza abruzzese storicamente è stato una vetrina e questo probabilmente sarà una vetrina per tutta la Lega Nazionale Dilettanti Abruzzese. Sì, lo è sempre stato, lo sarà soprattutto qui in Abruzzo, lo conosco bene questo torneo, so molto bene quanto può dare a tutto il movimento, quindi io mi auguro che si vada in continuità con il passato, ma soprattutto che ci sia sempre un ulteriore sforzo per far sì che tutto il nostro territorio possa comunque dare linfa vitale al calcio nazionale. L'ultimissima battuta, anche il movimento giovanile è in attesa di ripartire, anche quello è un segmento importante. Tutto il calcio deve partire, noi stiamo riprogrammando tutto, riteniamo di aver superato un momento di grande criticità, adesso tutto il movimento si mette in cammino, dobbiamo partire con l'obiettivo di non doverci fermare.